Raga, bentornati nel canale. Oggi andiamo a vedere un glitch facile facile, molto carino per chi fa outfit soprattutto. Prima cosa, ci facciamo CEU e aspettiamo che ci arriva il messaggio blu della base operativa. Altra cosa, raga, ci servirà una sessione solo inviti in mira manuale e un amico in sessione con noi. Raga, ci andiamo a mettere in OTR col vecchio sistema del casino, però poi vedrete che andremo a fare in un'altra cosa. Quindi veniamo qui al casino, solita porta, aspettiamo il messaggio blu. Intanto cerchiamo qualcuno in mira diversa dalla nostra, quindi tasto PS, partecipiamo da una persona a caso. Una volta arrivato il primo avviso, doppio tasto PS, partecipiamo dalla stessa persona. Se il messaggio cambia, abbiamo trovato una persona a mira diversa. Se non cambia, dobbiamo trovare un'altra persona. Quindi cominciamo nel frattempo a recuperare i dettagli su una persona in mira diversa, perché ci servirà a recuperare i dettagli velocemente. Il messaggio blu è arrivato, ci andiamo a mettere davanti al casinò e ci facciamo uccidere dal nostro amico. Appena appare la schermata massacrato, raga, partecipiamo dalla persona a mira diversa e questa volta premiamo cerchio solamente. Ci andiamo a posizionare davanti alla porta del casinò, aspettiamo il recupero della striscia rossa. Raga, respawnati saremo in OTR. Vedete la minimappa? Accettiamo il messaggio blu della base operativa per andare in OTR definitivo, quindi potremo muoverci nella mappa tranquillamente senza perdere la nostra situazione di out the radar o off the radar, come volete. Raga, vi lascio tutto il video intero in modo che vedete quanto ci vuole per fare questo glitch, a cosa porta e se vi torna utile. Raga, sostanzialmente noi andremo a acquistare tutti i vestiti scusate, tutti i vestiti che potremo acquistare solo all'interno del casinò con le fish, noi li andremo ad acquistare con i nostri soldi normali. Qual è il vantaggio? Che noi le fish le possiamo cambiare solamente un tot al giorno, mentre usando soldi nostri di tasca nostra possiamo comprare quello che vogliamo quando vogliamo senza essere vincolati dal numero di fish che abbiamo in tasca. Ok? Questo vale soprattutto per chi fa outfit ovviamente, o per chi si vuole fare un outfit con i vestiti del casino. Raga, vale anche per le maschere del casino, per le scarpe, per i pantaloni, per le parti superiori, per qualsiasi cosa, gli accessori. Tutto ciò che potete comprare nel casinò con questo glitch lo comprate normalmente in un negozio di abbigliamento normale. Adesso lo vediamo insieme. Aspettiamo che il caricamento finisca e ci farà spawnare sul Ciliad in OTR. Raga, gli ha fatto il vecchio gift card to friend, lo conosce a memoria sto sistema. Vedete, cascheremo sotto mappa e spawneremo in OTR sul Ciliad. Vedete la minimappa? Adesso siamo buggati definitivi su tutta la mappa. Ci teletrasportiamo al negozio di abbigliamento. Raga, il glitch del teletrasporto lo trovate sul canale, comunque tanti di voi già lo conosceranno. La prima volta ci dirà che l'attività non è disponibile perché siamo buggati.
La seconda volta ci farà teletrasportare. Abbiamo l'attività blu nella mappa e partecipiamo da una persona in mira diversa quando saremo in lobby. Come sempre, partecipiamo due volte. Il secondo messaggio lo rifiutiamo di cambio mira. Arrivati al negozio, raga, guardate un po' che vi faccio vedere. Questi non me li fa comprare perché non sono compatibili con il mio completo, però gli altri sì. Guardate un po' i vestiti del casinò. A soldi normali. Raga, io non so voi, ma me li sono comprati tutti, per non sbagliare. Insomma, poi i prezzi non sono bassissimi, quindi a fish ci metteremmo una vita, a meno che non abbiamo vinto un jackpot qualche miliardo di fish. Tutti i vestiti del casino, raga. Ok? Secondo me è molto carino, è un passatempo. Se non avete niente da fare con i vostri amici, vi copri i capi, i cappelli, tutto. Tutto comprabile con soldi normali. Raga, vi sto a far vedere che posso comprare di tutto, eh. Scarpe, cappelli, adesso vado agli accessori, poi vado ai pantaloni. Tutto quello che posso comprare nel casinò lo compro nel negozio normale. Vabbè, qui stesso discorso di prima, non c'ho il vestito compatibile, sono vestito da sub, non posso comprare braccialetti. Vabbè, comunque se voi partite con un completo diverso. Vedete i pantaloncini? Tutto quello che c'è nel casinò. Adesso ragazzi ne andiamo al negozio di maschere e vi faccio vedere che possiamo comprare anche le maschere del casinò. Che quelle sono veramente fighe. Però costano una frasacca di soldi in fish. Invece magari con i soldi normali ce ne possiamo comprare quante ce ne vogliamo e quante e come le vogliamo. Mi chiamo l'oppressor. E me ne vado al negozio di maschere. Raga, vi taglio il viaggio, come al solito. Ci vediamo lì. Eccoci raga, andiamo al negozio di maschere, guardate un po'. Bam, casinò! Tutte le maschere del casinò. A soldi normali. Raga, secondo me è molto carino. Non c'è niente da fare, si fa sto glitchetto. Facile, facile. Come sempre raga, se vi è piaciuto il video, lasciate like, iscrivetevi e condividete. Ciao a tutti, raga.